Ora ragazzi, qui in Germania ve lo dico subito, non va male, va malissimo, malissimo. Allora stamattina ho fatto una sgambata, ho fatto una camminata, sono qui nel Rheinland-Pfalz. Oh, tombino a livello lì, tombino a livello qui. È una cosa allucinante, ho fatto una sgambata di un'ora e praticamente ho visto solo tombini a livello, a parte uno un pochettino fuori. Il 99% dei tombini sono a livello. Male. Molto, molto, molto male. Molto, molto, molto male. Anche lì a livello. Diciamo che qui per trovare un tombino non a livello, devo camminare ore e ore. Perché sono tutti a livello. A parte qualcuno, come vi ho detto in passato. Allora, qui i tombini sono... Io che poi sono amante dei tombinicista, tombino a livello pure lì, nano tombini qua tutti a livello anche qui, tombino a livello lì, tombino pure a livello lì, e tombino a livello pure lì. Allora sono tutti a livello i tombini, tutti, purtroppo, tombino a livello pure lì, guarda. Allora, tu giri qui e prendi nervoso, cioè prendi nervoso nel senso che, cioè io sono contento, io sono contento perché sono tombinicista, però non va bene, non va assolutamente bene. Tutti questi tombini a livello non vanno bene perché poveri, cioè chi lavora qui, metti quelli, cioè i meccanici, quelli che cambiano gli ammortizzatori, cioè tu non dai da lavorare, perché non puoi stare in un paese dove fondamentalmente sono 3 giorni che sono qui. Sì, per amor di Dio, anche qui c'è qualche strada che magari non sarà il massimo, non sarà il massimo, però di buche non ho viste, cioè tombini sono al 99% a livello, al 99%, ogni tanto qualcuno lo trovi che non è a livello, ogni tanto, come ho sempre detto, vi ricordate i famosi video di Lambrinetto, tombini a livello in Germania, sono tutti a livello, ogni tanto qualcuno, meno male che ogni tanto qualcuno non è a livello, perché se no, meno male che almeno lavorano i meccanici, meno male, bisogna essere contenti, cioè del fatto che non siano a livello tutti, e altrimenti veramente ragazzi, qui la situazione sarebbe disastrosa, cioè tu mettiti nei panni di un meccanico, cioè qui sono tutti a livello praticamente, non solo sulla strada, anche sul marciapiede, sono tutti a livello, anche lì a livello, sono tutti a livello, ho fatto l'ora di camminata, sono tutti a livello i tombini, anche sui marciapiedi, però cioè non sarebbe più bello un paese dove i tombini non sono a livello? Per me no, perché io essendo tombinicista preferisco i tombini a livello, però se io apro, cioè se io si apro un'attività qua sono rovinato, cioè se apro un'attività tipo quelli che cambiano gli ammortizzatori, le gomme, eccetera eccetera, anche qui a livello, no, sono tutti a livello ragazzi, sta la cittadina di 50.000, che poi è la normalità qui in Germania, cioè la normalità è che sono tutti a livello, ogni tanto ne trovi qualcuno che non è a livello, cioè guarda qui, a livello anche questo qui qua, guarda, sono tutti a livello, anzi dovrei fare un video sui tombini non a livello in Germania, cioè andare a caccia di tombini non a livello, cioè lì a livello, guarda, anche qui all'entrata del parcheggio, guarda, pure qui a livello, pure qua, questo qui a livello, ecco, sarebbe bello che vado a caccia di tombini non a livello. No, beh, a parte gli scherzi ragazzi, cioè effettivamente qui in Germania devo dire che negli ultimi 4 anni ho fatto quasi 200.000 chilometri, la maggior parte l'ho fatti anche qui, in giro per lavoro, fra le aziende. La Germania l'ho girata bene, perché devo dire che comunque a livello di tombini, sì, ogni tanto c'è qualcosa, qua un altro tombino a livello. Devo dire che ogni tanto c'è anche qui qualche strada di merda, abbiamo queste l'ho dette mille volte che anche qui ci sono delle situazioni, ma più diciamo... nei centri abitati, le strade statali sono perfette, cazzo, sono sempre state perfette, i tombini tanta roba,
E poi io non capisco la gente qui, cazzo, dovrebbe essere felice di stare nei tombini a livelli. Cazzo, tu pensa che roba? Cioè tu ti dovresti alzare la mattina e essere felice. Dici, cazzo, guarda un bel tombino a livello anche lì. Lo vedi là? Qui c'è un altro tombino a livello, sono tutti a livello. Cazzo, guarda questo. Guarda che roba. Cazzo, guarda che precisione. Minchia, millesimale, cazzo. Cioè tu ti dovresti alzare la mattina. Cioè qui la gente dovrebbe alzarsi la domenica mattina, come faccio io presto, camminare e ammirare i tombini a livello. E niente, comunque ragazzi, qua non c'è un cazzo da dire. Cioè, no, ne ho visto uno un po' non a livello, un pochettino uno non l'ho visto, giù dalla parte del fiume. Però era un'eccezione, era un'eccezione. Quindi secondo me qui non va bene, non va bene. Qui non lavori. E niente. Vedi, le sciure vanno a messa. Perché andate a messa? Andate a vedere i tombini a livello, ragazzi. Cioè, sono belle macchine. Vediamo anche qua. Anche qui vado un po'. Anche qui nella zona di centro storico, anche qui a livello. Anche nella parte vecchia ci sono tutti i tombini a livello, eh. Guarda qui. Qui c'è anche un gabinetto a livello. C'è anche un gabinetto a livello. Qui è bello perché c'è il gabinetto pubblico qua. E se vuoi usare, questa è una cosa interessante. Questo gabinetto a livello, vedi, anche qui c'è un altro tombino, anche qui nella zona storica, vedi, dove ci sono i San Pietrini, anche qui che non ci sono le macchine c'è il tombino a livello, vedi anche questo qua, tombino a livello anche qua. Vabbè, non mi piace sta città, no, mi piace perché sono tutti a livello, però non mi piace se fossi un meccanico. Sbagliate tedeschi a fare i tombini a livello, perché poi i meccanici non lavorano. Ciao ragazzi.